Focus Family fa uscire un articolo cattivissimo sulle intolleranze alimentari, la bufala delle intolleranze alimentari. E si scatena lì un medico, un allergologo, nel definire quello che è lo stato dell'arte, diciamo, quella che è la situazione scientifica e come si pone, la società scientifica nei confronti delle intolleranze. Bene, ed è assolutamente spietato. Molte persone si rivolgono con fiducia al medico, alla farmacia, al dietologo, o a chi per esso, a chi si improvvisa dietologo, eccetera, e spesso si sente rispondere: potrebbe essere intollerante ad alcuni alimenti. Non entro nel merito di che cosa voglia dire esattamente l'intolleranza. Sappiate che comunque la medicina parla di intolleranze in determinate situazioni che sono estremamente significative, ridotte. Parliamo soprattutto del latte, e nemmeno tanto del formaggio o dello yogurt, parliamo del glutine, di un alimento che in fondo l'uomo utilizza solo da circa 10.000 anni, che è pochissimo in una scala evolutiva. Ma per quanto riguarda le intolleranze, ripeto, il medico non ne vede altre. Probabilmente ci sono delle differenze individuali, tutti noi ci accorgiamo, che un alimento è più facile da digerire, un altro meno facile. Alcuni possono scatenare, delle allergie, altri no, l'allergia alla fragola, l'allergia, che può essere scatenata dalla stessa cioccolata o da un bicchiere di Lambrusco, sono dei casi eclatanti, visibili, ecco, ma tutto ciò non significa che ci siano delle intolleranze di fondo. Molto importante, secondo me, in quell'articolo è invece il riportare gli studi di controllo che sono stati fatti sui vari misuratori di intolleranza, ovvero spesso la gente viene proposto di fare un determinato test famosissimo, si chiamava Vega Test, che è risultato in moltissime prove sullo stesso individuo dare dei risultati sempre diversi, quindi totalmente inattendibile. Era un test che verificava a livello cutaneo l'induttanza. Non entriamo troppo in termini tecnici, che sono forse tediosi. Un altro test andava a verificare la conformazione dei globuli bianchi. Anche qui gli scienziati dicono che non troviamo assolutamente nulla. Il test del capello, che viene proposto spesso per i tossicodipendenti, per verificare depositi a livello di oppiacei, per quanto riguarda le intolleranze alimentari, risulta assolutamente inutile, esattamente come un altro test, quello che praticamente mostra il cambiamento, la diminuzione di forza muscolare quando una persona entra a contatto, anche non diretto, con determinate sostanze. Cioè, una persona impugna una provetta con una determinata sostanza all'interno, lui non sa che cos'è. Un computer dovrebbe valutare la diminuzione di forza di questa persona, che subito dovrebbe sentire l'effetto negativo di questa sostanza, oppure se non si ha un software adeguato, questa cosa può essere fatta direttamente manualmente dall'operatore medico o chi per esso. Beh, anche questo studio, anche questo sistema si è dimostrato assolutamente non attendibile, assolutamente inutile. Di fatto, quando vi propongono uno di questi testi, guardate questo test con una dovuta poca credibilità, ecco, dello stesso. Cercate di essere abbastanza scettici, non credete a tutto, anche perché questi test costano moltissimo. Poi alla fine, come l'allergologo stesso dice, alla fine vi si dice riducete latticini, pomodoro e lieviti, cioè alimenti spesso
caloricamente importanti e che quindi una volta eliminati magari permettono a una persona di dimagrire e anche di godere un maggiore benessere, soprattutto il latticino ad esempio, che può essere difficile per alcune persone da essere digerito e per questo una volta eliminato una persona dice sto meglio, dormo meglio, mi sveglio meglio al mattino. Beh, la realtà in questo caso qui non va ad essere attribuita a un problema di intolleranza, quanto invece a una realtà molto facile, osservabile da ciascuno di noi. Ci sono alimenti più leggeri, più digeribili, ci sono alimenti più pesanti, alimenti che impegnano di più l'organismo proprio a livello calorico, nello smaltimento, nella digestione degli stessi e quindi il benessere dipende forse di più dalla quantità e dalla ricerca di una qualità maggiore nel cibo piuttosto che in una ricerca di una patologia, di una malattia che sarebbe l'intolleranza che sembra alla fine ridursi soltanto a due, tre alimenti al massimo.